Maggio, dietro Maggio. Marco, solo. Calmo. Marco, che sta qui. Inizia, palla. Abbassati. Marco, lo scarico. Solo come fa la parte.
seconda non la perdiamo lì. Fallo cacciare, stai alto, girati, guarda là. Volta, volta, non passa avanti. Vamos, vamos, vamos.
Dai,
servo molto. Aspetta, aspetta, Giacomo, Giacomo, aspetta, Marco, c'è là, non la prendi, guarda là, vai via, vieni tu, mette, bravo, vai via, Marco, che viene Umbe, vai via che viene Umbe, Umbe solo. Fallo cacciare, eh!
Gira! 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 G
Scusami, la faccio. Te la fa adesso. Te la fa adesso. Sì, sì.
Guarda, fantastico. Torna! Alzati, palle! Sì, ho detto io, ma chiaro, meno male che ci sei. Porca madonna! Grazie di avermi fatto la pasta, domani ti lavo tutta la casa. L'ultima cosa non l'ho detta io. Va bene, eccolo qua, bravo. Juan, era fuori gioco? Il però abbiamo perso. Il broccoli? Solo! Il broccoli aveva fatto vai, 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 vai! Solo! È Bruno! Vabbè, dai, ci sentiamo. Chiamagli, non parla male! Chiamagli, no! Ancora, ancora! Occhio a spalle! Coprila! No, siamo fermi! 4, cazzo! Guarda un po' solo!
Ancora! Ancora! Marco! Oh! Va! Vatti, vatti! Corta! Tutto!
Sala, 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 tiro! Andiamo a prendere la di Paolo. Uomo, vai, 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 v
piastra Giorgio. Vado! Va bene,
Aspetta. Più forte. No, devi scaldarti meglio. La roba finita. Raga, uno qua. No. Ah, era una bottiglia. Ah, no!
Vieni, Matteo!
domani, domani, dalla domani. Ma già, ma porco Luca. Ma come va bene? Dai, cazzo va bene. Dove cazzo deve andare così? Chiama. Chiama Federico Garibaldi. Quale numero telefono? Chiama Federico Garibaldi. Vai, vai, vai. No. No, la 50 volte. Più fluido, Nicky, più fluido, più fluido, più fluido. Ciao Cisco, come va? Allora? Perfetto. Sì, sì, esatto, bravissimo. Intanto non sicuramente... No, no, ci sono, avevo bisogno. Ah, ho capito. Ah, ho capito, dove devi portarla? No, oh, dai, volentieri, ci mancherebbe. Ma che ora è? Sì. Sì, è un po'. Sì. Va bene, dai, ti do questa, ti do la mano. Sì, sì, certo, certo, me l'avevi detto. Ci mancherebbe anche di questo qui. No. Zanni sì, Zanni costa 50, Zanni lo facciamo prendere. 10 ne prende. Quanto costa uno? Ne facciamo prendere 100. 10 ne facciamo prendere, poi gli diciamo dammi 100 euro. No. Le facciamo prendere. Dai, paga. Esatto, gli rompiamo le scatole. Certo, che ora è? Che ora ci troviamo? Esatto, sì. Sì, va bene. Va bene, poi questo, mangiamo insieme. Io direi che viene a casa nostra a cucinare da noi. Sicuramente Filippo non verrà a darmi la mano. Io vengo volentieri comunque.
Va bene, poi mi dirai bene anche domani sera, così ci vediamo un po' di poco, no? Come dicevamo. Ah, ho capito. No. Io mi sbaglio alle 10 allora. Così vengo. Ah, ok, allora no, allora. Non alle 8, no. Esatto. Vabbè, mi dici tu. Sì, oggi sto riprendendo Filippo, domani lavoro e poi devo fare. Domenica? Ma sabato? Che cazzo di scarso. Se vuole venire, sì. Esatto. Non so se vuole venire, vabbè, però proviamo a convincerlo. Esatto. E poi... Esatto. E poi basta, poi vediamo cosa facciamo. Anche in base al tempo. Tranquillo. Sì, sicuro, sicuramente. Poi... No, figurati, ci mancherebbe. Cioè... Mi viene in amato e lo ventiero. Fa bene adesso, anche sto stanco. Vabbè dai, comunque a posto. Facciamo domani così. Domani, sabato, scusami. Domani così, sì, anche sabato va bene. Per domani va bene così, poi andiamo al Sempione. Appena arrivi e finisco le lights andiamo. D'accordo, dai, allora buona serata, buonanotte. Ciao Cisco. Ciao. Va bene, ciao. Uè, Terzino? Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Ti sei un po' ripreso? Vieni, Nicky. Ah, non avevo dubbi, Terzino. Però sai, magari non so quanto tempo ci impieghi. Bravo. È normale, sai. È normale. Gioca lì. Con lei. È normale. Va bene, dai, meno male. Dopo. Sì, sto riprendendo un amichevole di mio fratello. Leone 13esimo, sì, non era in casa. Sì. Adesso sì, è un amichevole, sta giocando nel secondo tempo, è entrato, sta giocando un po' lui. Ma sei sulla riga di fondo. Buon tempo. Ancora.
Ah, bene, è stato un piacere come sempre. Va bene, nessun problema. Ci raggiungi per cena. Immaginavo che fosse per quello. Sagre? Ah, le sagre, sì, sì. Certo, posso capire. Villeggiante. Sagro? Ah, montagna, magari. Michi, su che la fascia libera. Bene, allora ci vediamo sabato sera. Benissimo, sono contento. Parliamo, che dritto. Ferra. Lo so, Ferra, ma guardavi tutto il campo. Sì, fondamentalmente lì non c'era mai stato con lei e diciamo non ti è venuto in mente, meno male. Bravo! È svantaggioso. Sì. Lei? Cosa ti ha detto, insomma, questi messaggi, per capire un po'. Fatta una bambinata, diciamo così, per chiamarla in maniera fine. Un'infamata, forse è meglio dire. Diciamo così, ecco. Chiamiamola come. Esatto, bravissimo. Magari anche vedersi, chiarirsi di persona, dato che siamo esatto, normali e matura. Tutto bene. Hai ragione, anche mi sei arrabbiato. Bravo. Bravo, scelta giusta, come ti ricordi che ti avevo scritto anche, basta, ormai è finita, nel senso che se una fa così, figurati poi in un domani. Meglio che si sia presentato subito, guarda, mi spiace, ma è così, cioè ci soffrirai un po', ma poi hai fatto la cosa giusta, secondo me. Ci ha perso lei perché aveva trovato un bravo ragazzo comunque che voleva costruire una storia con lei e lei ha fatto la bambina, la stupida, diciamo. Infatti, non siamo mica dei ragazzini delle medie.
sono mica le medie, diciamo, ecco. Mi aspettavo più da quell'età lì, insomma. Sì, insomma, poi Lerz, cosa che ha avuto la nomina, scusami, è ancora peggio, cioè. Che avevo la nomina Lerz, cioè, doveva trovare un modo di non nominare Lerz. Scusa se ci c'è ancora più le scatole. Questo è buono e chiaro, ma quando ti arrabbi, insomma, come ogni persona... bravo. Con tutta la ragione. Vabbè, dai. Tranquillo, dai, adesso sicuramente ci vorrà un po', però ti sento già meglio, dai, mi fa piacere, ecco, ti sento già un po' più tranquillo. O sbaglio. Pronto? 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 Non ti sentivo più, no, ti stavo dicendo che ti sento già meglio rispetto a prima. Stai lavorando, bravo, bravo. Ah, dai. Mi fa piacere, dai. Allora ci faremo due belle risate, va? Sì, assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te. Questo. No, sì, quel puzzone lì è sempre. Non risponde mai perché ha problemi con internet. Che spezia. Sì, ma. Come minimo la portiamo a Bergamo e la lasciamo lì di notte, perlomeno. La lasciamo lì di notte, perlomeno. Lo facciamo arrabbiare. Sì, sono parecchio preso, parecchi spot. Però va bene, sono contento, va bene così. Un po' stanco, però vabbè. Ho visto, sei sempre in giro. Bene. Settimo milanese, non avevo mai incontrato Accademia Settimo, ma fondamentalmente non dovrebbe essere impegnativa come squadra, perché dovrebbe essere piuttosto debole, fondamentalmente. Poi speriamo di giocare al meglio per concludere un buon risultato. Bravo, sì, 3,5, sì. Perso, diciamo che speriamo di fare qualcosa di bene buono nel campionato, perché meno la Champions, ecco, speriamo in questo, un grande risultato sarebbe, vediamo. Bene. Aggiornamento, insomma. Sì, no, magari sì.